La priorità deve essere la salute. Nel capitalismo però anche il lavoro è imprescindibile alla sopravvivenza. La quarantena imposta dal governo prosegue e molte attività sono giustamente chiuse. Dopo oltre 2 settimane di isolamento però i risparmi delle famiglie iniziano a esaurirsi e sul web si diffondono gli appelli di genitori che non sanno più come poter fare la spesa, mentre sono ancora costretti a pagare affitti e bollette. Lunedì prossimo dovrebbe essere firmato l'accordo tra Regione Abruzzo, sindacati e associazioni di categoria per l'erogazione della cassa integrazione in deroga a quelle imprese la cui attività è stata sospesa a seguito del decreto Cura Italia. Questa però avrà fondi limitati e potrà non bastare se l'emergenza durerà ancora a lungo. Stiamo cercando di non trascurare nessun aspetto, di nessuna categoria. Abbiamo rilevato che i fondi a disposizione per il momento sono capienti, però ecco, tengono in considerazione 9 settimane, praticamente 2 mesi, ma il problema arriverà un po' dopo, cioè quando magari molte famiglie potrebbero cominciare ad avere veramente difficoltà di spesa anche solo per il quotidiano. Alcune categorie sono più vulnerabili di altre, quella dei lavoratori stagionali ad esempio, che proprio in questo periodo avrebbero dovuto avviare la propria attività e al momento non hanno entrate di alcun tipo. Il problema di quelle famiglie che negli ultimi anni magari hanno avuto dei lavori stagionali che iniziavano proprio in questo periodo, quindi fine marzo, primi di aprile, e questi non sono entrati nel mondo del lavoro, non avranno riconosciuto nessun tipo di ammortizzatore sociale e peggio che peggio a settembre-ottobre, quando finivano questo lavoro stagionale, non avranno la disoccupazione. E in Abruzzo, come regione turistica, quindi per tutte quelle persone che andavano negli alberghi, negli chalet, di tutte le strutture ricettive del mare, ma anche della montagna, con questi contratti a termine, sarà un problema. Intanto Confindustria lancia l'allarme. L'Abruzzo potrebbe perdere dai 4 ai 9 miliardi di fatturato, i trasporti potrebbero perdere il 50% dei ricavi e il turismo fino al 70%. Altra questione sommersa, quella del lavoro in nero. Sono tantissimi coloro che sono costretti ad accettare impieghi senza contratto. In Italia si stima che siano 1,5 milioni, che pur di riportare a casa la pagnotta accettano lavori senza alcuna garanzia e tutela. Chi lavora in nero adesso non ha alcun guadagno e non ha diritto ad ammortizzatori sociali. Da quando la crisi sanitaria è iniziata, il numero di persone a rischio povertà è in costante aumento.